In questo tutorial di topografo vedremo come poter predisporre un libretto GPS per Pregeo con le ultime disposizioni di Pregeo 10.6.4. Allora, innanzitutto andiamo sul menu File Impostazioni Programma e andiamo a verificare che nella sezione Pregeo sia stata settata appunto l'ultima revisione. Eccola qui, perfetta, e possiamo procedere quindi eventualmente a caricare quindi il nostro libretto. Io già l'ho qui, l'ho caricato, un libretto GPS classico. Come vedete ci sono appunto delle disposizioni in merito alle tutte le coordinate geografiche dei punti, sono stati calcolati e misurati anche dei punti fiduciari che ci serviranno per l'inquadramento catastale. Una cosa molto importante è innanzitutto verificare che appunto ci siano anche le matrici di varianza e covarianza. Difatti, le ultime disposizioni del catasto obbligano sempre e comunque l'utilizzo delle matrici di varianza e covarianza. La normativa stabilisce regolarmente che le matrici di varianza e covarianza sono dei numeri statistici che mi permettono quindi di verificare la bontà del mio rilievo e che quel punto sia stato praticamente misurato con una certa accuratezza. Ovviamente la normativa entro i 5 km della baseline non era obbligatorio, perché di solito le matrici per quel tipo di parametri per baseline al di sotto i 5 km sono valore dell'ordine di millimetri. Ora però con il nuovo provvedimento si è deciso di mantenere sempre la verifica delle matrici di varianza e covarianza, e quindi questo impone l'obbligo di dover calcolare quindi quelle che sono le matrici. Come vedete può capitare spesso che dipende anche dal tipo di strumentazione, quindi dal firmware dello strumento, del GPS oppure dal controller, oppure perché sono punti calcolati, come spigoli fabbricati, che normalmente viene calcolato per intersezioni con distanze. Essendo punti calcolati, la matrice non la posso avere rispetto a punti che vengono calcolati direttamente con il GPS. Ma a questo punto ci viene in aiuto topografo e vedremo poi come procedere. La prima cosa da fare quindi è caricare nei punti di inquadramento i punti fiduciali. La cosa importante, ad esempio, è poter definire anche quello che è una VRS. Come VRS io prendo come riferimento il punto 102. Clicco in VRS e mi va a impostare quello che è l'origine del punto di riferimento, la Virtual Reference Station. Fatto questo, posso procedere all'elaborazione del mio libretto. Vengono calcolati quindi quelli che sono i punti fiduciari di inquadramento, mi sta bene come scarto e quindi faccio prosegui. Una volta elaborato questo mio rilievo, eccoci qui, sono già orientato sul sistema catastale. Posso innanzitutto andare a verificare innanzitutto che ci sia anche delle mappe, la possibilità di orientare, essendo un rilievo GPS, la possibilità di scaricare anche le mappe catastali del mio rilievo. Difatti, cliccando su Pregeo mappe catastali, io qui carico il mio, praticamente le mie mappe di riferimento sulla particella di interesse. Questo mi aiuta a poter inquadrare meglio, visualizzare meglio in grafica quello che è il mio rilievo. Qui infatti sta scaricando direttamente dal sito ufficiale delle VMS dell'Agenzia delle Entrate le mappe catastali. Quindi ok, esporta su CAD, mi chiede di salvare la mia immagine, io la salvo, andiamo la salvo sul desktop, così mappa catastale, faccio salva. Mi chiede di orientare ed ecco qui io vado a caricare anche quella che è la mia mappa. Eventualmente mettiamo sempre visibili in modo che mi permette di evidenziare meglio anche, ad esempio, andiamo anche ad aumentare quello che è lo spessore delle linee in modo da evidenziare meglio, attiva sempre spessore, ecco qui. Così vediamo meglio quello che è il nostro triangolo fiduciale con i nostri punti battuti. Fatto questo, già ho un riferimento, non ci resta quindi che andare a preparare e predisporre il mio libretto.
Procediamo innanzitutto ad andare sul menu misure e creare una nuova base GPS. Come sappiamo, la normativa catastale per PreGeo richiede sempre che i punti siano collegati a una base. Nel nostro caso, il nostro strumento aveva in coordinate latitudini e longitudini geografiche, che anche se hanno una precisione di accuratezza a un centimetro, però viene richiesto sempre l'utilizzo, la presenza di una baseline. Quindi vado sul menu misure, nuova base GPS e mi chiede di indicare il punto che diventerà la base. In questo caso mi vado a scegliere il punto 109. Altezza base lasciamo 0 e prendo un punto qualsiasi del mio libretto. Come vediamo, si è trasformato in un quadrato e mi ha cambiato la simbologia. Se andiamo a vedere nel libretto, questo mi ha permesso di poter andare a visualizzare appunto quello che è la base, a creare la base. Non mi resta quindi che collegare tutti i punti fiduciali. Andiamo su menu misure, collega base GPS e mi seleziono tutti i punti che ho ricavato col GPS, anche quelli calcolati in modo da avere praticamente anche i punti fiduciali. In modo tale, quindi ok, confermo, seleziono la base di collegamento e altezza punti mettiamo 2 metri. In questo caso, vedete, mi ha generato quello che è la struttura del baseline con i punti collegati. Se adesso vado sul libretto, vista libretto, e vado a vedere il mio libretto, guardate qui, il topografo in automatico mi ha calcolato quello che sono le matrici di varianza e covarianza. Quindi ha ricavato dalla creazione della baseline e avendo dei punti dove c'erano già le matrici di varianza e covarianza, mi ha ricostruito tutte quelle che sono le matrici. In questo modo sono perfettamente in linea con le disposizioni dell'Agenzia delle Entrate per la nuova versione di PreGeo. Non mi resta quindi che andare in parimetria, menu PreGeo, esporta, conferma. E mi va a strutturare quello che è il mio libretto con le righe 2, ok? E mi permette quindi di poter strutturare già di base del mio rilievo. Ad esempio, qui ovviamente vado a inserire tutti quelli che sono i dati statistici sensuali, il numero del soggetto, il numero di protocollo, il codice comune. Io posso quindi inserire tutti questi dati che mi servono, l'estratto di mappa eventualmente. Se voglio aggiungere altre informazioni al mio libretto, lo posso fare. Ad esempio, posso andare sul menu dei contorni e stabilire, per esempio, eventuali dividendi. Ad esempio, io se devo andare ad aggiungere un dividendo o un dividente, in questo caso vado sul rosso continua. Vado a indicare con lo snap sul punto topografico qui i punti che corrispondono alla mia dividente. Quindi primo punto, ok, secondo punto e faccio fine. In questo caso mi ha creato una dividente. Se io ad esempio voglio cancellarla, posso cancellarla e ripetere la procedura, quindi vado a selezionare, conferma e me la cancella. Se io devo andare a definire quello che è un fabbricato, in questo caso, posso tranquillamente andare rossa continua e dare il nome al contorno fabbricato, primo punto e secondo punto, in questo caso era il 204. 201, 203 e 202. In automatico mi va a identificare la mia particella madre, posso inserire tutte quelle che sono le informazioni che mi servono per andare a definire quello che è il mio progetto con le varie dividendi. Eccole qua, vedete? E quindi mi dà tutte quelle informazioni. Quindi posso eventualmente anche inserire un nuovo punto vertice, un punto direzione. Ad esempio, dare informazione punto vertice al 108, ok? Vedete, adesso lo metto
modalità mi ha fatto un pallino blu pieno, un punto direzione, ad esempio il 110, vedete, mi ha fatto quest'altra simbologia. Se io vado a vedere un attimo all'interno del libretto pregeo, automaticamente mi va a definire, vedete, le righe 7 e 6 riferite, 6 e 7 riferite al fabbricato, le informazioni sul punto vertice e punto direzione. Se io voglio andare a inserire anche una relazione tecnica, vado su scrivere relazione tecnica e mi permette di poter andare ad aggiungere delle parti del documento. Parte di blocco, scrivere del testo, fare conferma relazione e quindi inserire la relazione all'interno del libretto pregeo. Quindi andiamo a vedere, eccola qui, di sotto c'è anche relazione tecnica. Quindi posso selezionare anche le righe 8, esportarmi il file, aggiornare archivio pregeo e quindi procedere poi agli eventuali aggiornamenti proposte. Quindi abbiamo visto in questo passaggio come poter andare a generare e elaborare interamente il libretto rispetto alle normative di pregeo, come poter gestire quelle che sono le matrici di varianza e covarianza e l'inserimento di eventuali elementi come dividendi, contorni, punti direzioni e punti vertice.